Bene, bene, ringrazio allora Ornella di Treviso che ci ha scritto due messaggini. Grazie Ornella, sempre presente. Dice: buongiorno Lorenzo, buona domenica e buona trasmissione con la musica nel cuore. Ciao Ornella, Treviso. Funziona bene anche a Treviso, la radio si sente bene. Ottimo, allora grazie di questo feedback. Bene, vi ricordo che potete scriverci sia via WhatsApp, Telegram, no, WhatsApp è il numero della radio, che è il 334-7102-672, o anche via semplici messaggini di testo, sempre allo stesso numero, 334-7102-672. Se invece volete chiamarci i numeri di telefonia fissa, 049-700-700, 049 700 838, oppure se preferite anche utilizzare Telegram, il numero che vale per le mie trasmissioni è il 349 7267 647. Potete utilizzarlo sia via WhatsApp che via Telegram, mandandoci i vostri messaggini, come fanno gli amici di Tezza sul Brenta, sempre presenti, sempre o quasi, che dicono: ciao Lorenzo, ciao Lorenzo, Tezze sul Brenta in ascolto, salutissimi da Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e anche la cagnolina Sole. Loro ci ascoltano sempre, tutta la family, appassionatamente. Grazie ragazzi, allora buona giornata, buona domenica a voi e un po' di musica soft così per ricollegarci dopo il sabato notte e poi partiamo con una nuova puntata. Vamonos! Saluto anche gli amici passati a trovarci, quindi saluto Claudio, Dunia, Agnese, Rosanna, Valentina. Ciao ragazzi, grazie della visita, è sempre un piacere rivedervi. Quindi se volete anche passare a trovarci, appunto, se venite in pace siete sempre i benvenuti e le benvenute. Siamo in via Antoniana 66 a Campodarsego, provincia di Padova. Perché mi sento così forte in cuffia? Abbassiamo un po' allora i volumi. Allora salutiamo David, che se non sbaglio è il nostro amico David di Dolo, che dice: ciao Lorenzo, sono contento di risentirti, sempre così pieno di energia, e sappi che la prossima sveglia che dai la metto registrata sul mio cellulare, così mi alzerò pieno di energia e con il sorriso stampato sul volto. David 66, va bene, dai. non sei il primo, c'è già qualche altra ascoltatrice che ha messo il nostro sveglia come sveglia mattutina. Mi viene alla memoria la nostra amica Michela di Feltre, che sei in ascolto, saluto, provincia di Belluno. Va bene, allora andiamo con un po' di sound. Se avete delle dediche, dei pensieri anche da dedicare alla nostra amica Imelda di Longare, detta nonna Imi, che è volata in cielo i giorni scorsi, sono stato anche al suo ultimo saluto terreno giovedì, e quindi la ricordo e la porto nel cuore. Se avete qualche dedica, qualche pensiero da dedicarle, lo facciamo volentieri in questi 20 minuti prima che parta la pubblicità di mezzogiorno. Anzi, leggo anche quello che avevo scritto, proprio qualche riga dedicato a lei.
Stai viaggiando per i cieli virtuali di The Sunday Radio Show, in onda ogni seconda, quarta, quando c'è anche quinta domenica del mese, dalle ore 12 alle ore 15, con il qui presente Lorenzo Speed. Per i vostri sms in diretta 334 7102672. Se volete contattarci anche via WhatsApp e Telegram, utilizzate il numero 349 7267 647. Telefonia fissa 049 700 700 e 049 700 838. Buon viaggio. E oggi un pensiero speciale anche a mio amico Sandro Bianda, che dopo domani sarà già un anno che è volato in cielo, quindi lo ricordo volentieri. Ciao Sandrone, come faccio sempre con tutti gli speaker volati in cielo, quindi ricordo Franco Carraro, Carmelo Infantino, Ladino, Renato, Renzo Ighina, Ferrido, Giancarlo Rossi, Michele, Mauro, Alessandro, Mauro, Tex, Gigi, Alvise, Lana delle Poesie, appunto Sandro Bianda, gli ascoltatori storici, alcuni li ho già ricordati.
Bene, bene, allora andiamo un po' di colonne sonore, tanto per iniziare così soft, anche perché è sempre bello ascoltare le colonne sonore di questi film meravigliosi che sono tra i miei preferiti: Il Gladiatore, Balla coi lupi, L'attimo fuggente. Va bene, va bene. Allora leggo qualcosa per la nostra amica Imi, al quale è dedicato la puntata di oggi. Mi raccomando, siate attivi e partecipi. E fate i bravi. Bene, bene, ci siamo, allora ci siamo pronti ormai, abbiamo scaldato i motori. Siamo pronti. Possiamo partire un'altra canzone, allora, che è anche l'ultima prima della pausa pubblicitaria delle ore 12 e poi si parte nel nostro consueto orario. Ringrazio ancora Luciano che ci ha dato la possibilità di iniziare prima oggi. Va bene. Vediamo qui, partiamo di qua. Bene, allora leggo qualcosa per la nostra amica Imi, qualcosa che ho scritto così in velocità, quando è stato martedì mattina a risveglio, insomma ho avuto la notizia della sua dipartita.
anche se ovviamente sapevo già che non stava bene, era un periodo che non stava bene, però è stato un risveglio traumatico. Ciao Imi, il risveglio oggi è stato turbato dalla notizia della tua dipartita. Chi se lo sarebbe aspettato? Sei stata un'amica speciale, sincera, vera, sempre schietta e leale, come solo i veri amici sanno essere. Eri ribelle, come me, e questo da subito ci ha fatti diventare amici, oltre al fatto che sei stata una delle mie primissime ascoltatrici, specie dei venerdì notte. Quanti viaggi sonori vissuti insieme, io in radio e tu dall'altra parte, incollata alla radiolina. E come ti piaceva la musica potente. È stato un piacere ed un onore conoscerti. Mi hai anche accolto diverse volte nella tua casa. Ho partecipato anche a dei tuoi compleanni. Ho conosciuto la tua famiglia, le tue sorelle, i tuoi fratelli, le sorelle in particolare Lucia di Piazzola sul Brenta che ci starà ascoltando, Giovanna di Porto Gruaro, le tue figlie Silvia e Marta, i tuoi nipoti. Non dimentico che il giorno del saluto terreno a mia mamma eri presente. Si potrebbero raccontare un sacco di aneddoti e vicende. Ma adesso mi sento solo di dirti: fai buon viaggio, amica mia. Riposa in pace. Sei stata una grande donna, forte e speciale. Con affetto ed amicizia, Lorenzo Speed. Ciao Imi. Sarai sempre nel mio cuore, ti dedico questo disco. Ciao. Grazie, grazie Alessandro, saluto Alessandro, Cristian, gli amici di Cartigliano, scrive Mittico Loren, tra 45 secondi circa la pubblicità e poi si parte ufficialmente con The Sound e Radio Show. Vi ricordo prossimo viaggio sonoro di questo stesso programma, domenica 8 ottobre, segnate già nel calendario 8, 22 e 29 ottobre, ok? Vamonos!